Belle donne, buongiorno! Eccoci arrivati al video dei 5 pezzi indispensabili per questa estate 2019. Beh, che dire, quest'anno l'estate ci ha sorpreso, nel senso che ha fatto freddissimo, con piogge e temporali fino praticamente ai primi di giugno e poi ci è piombato sulla testa un caldo assurdo. Comunque, al di là di tutti i vari indispensabili fashion di questo mondo, il mio unico e insostituibile indispensabile è sempre e comunque lui, il ventaglio, perché ormai io non giro più senza e presto magari forse passerò al ventilatorino manuale portatile da piazzare proprio anche sul tavolo quando vai a pranzo al ristorante e a volte appunto o non c'è il condizionamento oppure sei talmente accaldato che hai bisogno di qualcosa in più. In ogni caso io patisco molto il caldo, soprattutto da quando sono in menopausa, quindi per me adesso si preparano 2 mesi difficili da gestire. E insomma, che dire, senza questo qua io in giro non ci vado. Ovviamente li perdo perché sono peggio degli ombrelli, li appoggi da una parte, li cacci nella borsa, ma l'ho preso, mi sono ricordata, lo lasci sul tavolo, lo lasci al bar, non c'è niente da fare. Però poi lo ricompro perché fino a settembre sarà il mio migliore amico. I 5 indispensabili fashion sono già qui con me, ma prima di passare a presentarveli vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, ed è una cosa semplicissima perché basta schiacciare il tasto rosso iscriviti che trovate qua sotto. Se poi vi fa piacere ricevere anche una notifica sul cellulare da parte di YouTube tutte le volte che faccio uscire un nuovo video, potete anche cliccare il campanellino che sta di fianco al tasto iscriviti. Inoltre, se il canale vi piace, potete supportarlo facendolo conoscere alle vostre amiche e, perché no, anche condividendo i video che vi sono piaciuti di più sui vostri social. C'è una novità in questo video, una novità a livello di consigli per voi, perché per ogni capo che vi andrò a presentare vi dirò a quale tipologia fisica si adatta di più, quindi qual è la forma fisica che più guadagna nell'indossare quel tipo di capo. E se non avete seguito il mio video sulle forme fisiche, su che tipo di donna sei, beh, ve lo lascio qua sopra nelle schede, così vi potete rinfrescare la memoria oppure appunto andare proprio a vedere qual è la forma del vostro corpo e agire di conseguenza quando dovete scegliere i vostri capi fashion. Allora, cominciamo con l'indispensabile degli indispensabili, che non è un indispensabile dell'estate 2019, ma è un indispensabile sempre, a mio parere. Infatti io da decenni, ormai non mi ricordo neanche più da quando, non mi faccio mai mancare in nessuna estate un abito a fiori, perché l'abito a fiori è, secondo me, il vero e unico simbolo dell'estate. L'estate fashion, l'estate femminile, l'estate piena di sole, piena di luce, quella che ci piace, quella che ci ha sempre fatto sognare, per me si può assolutamente simboleggiare da un punto di vista fashion con un abito a fiori. Io ne ho l'armadio pieno, infatti appena apro le ante, cioè sembra di essere tipo in giardino, no? E quindi è stata dura scegliere. Ho deciso per questo video di presentarvi questo abito, che è un abito nuovo, non lo avevo ancora indossato, è la prima volta che lo indosso, ed è di un brand che si chiama Angel Eye, è un brand inglese, vi lascio qui sotto il link al sito, ma in Italia si trova nei negozi Coin, infatti io l'ho comprato lì durante una promozione che si chiama Family and Friends, quindi ho potuto acquistarlo al 30% di sconto. È un abito in voile bianco, adesso mi avvicino un attimo, vi faccio vedere. Il tessuto è un voile bianco con una stampa di rose, la scollatura è a barchetta ed è smanicato. La vita è alta e c'è una cintura in vita dello stesso. La gonna invece è a ruota, con punte più lunghe, un po' come se si trattasse di tanti fazzoletti cuciti insieme, e la lunghezza va da sopra a sotto il ginocchio. È un modello che mette in evidenza il punto vita e slancia i fianchi, quindi è perfetto per donne a pera, per donne a clessidra e per donne a rettangolo. Il secondo pezzo assolutamente indispensabile per questa estate 2019 sono i pantaloni palazzo. E quando dico palazzo, dico assolutamente ampi, lunghi,
e volendo in fantasia come quelli che vi mostro qui. Questi sono di Anjouraieh, che è un marchio francese che io adoro, e sono in uno strepitoso color verde oliva stampato con dei fiori bianchi bordati di nero. A prima vista possono sembrare molto vistosi, ma in realtà poi una volta indossati assolutamente non è così. Io li trovo elegantissimi, sono in un tessuto di raso leggero, quindi scivolano addosso, sono comodissimi, sembra quasi di non averli, e hanno il pregio, secondo me, di slanciare moltissimo la figura, proprio perché sono appena aderenti nella zona dei fianchi e poi si aprono larghi sul fondo. Quindi portati con un bel paio di tacchi che hanno appunto la caratteristica di allungare e slanciare la figura. Questo tipo di pantaloni stanno bene un po' a tutte le tipologie di figura femminile, in particolar modo alle donne mela, alle donne triangolo invertito e alle donne rettangolo. Se siete invece clessidra o donna pera, potete tranquillamente indossarli lo stesso, ma sempre comunque con il tacco alto per slanciare la figura e minimizzare i fianchi. Il capo fashion assolutamente indispensabile per questa estate è la gonna lunga. Adesso voi abbiate pazienza, io vi faccio vedere tutte cose a fiori perché sono malata di fantasia a fiori, ma la gonna lunga quest'estate va bene in qualsiasi modo: tinta unita, fantasia, righe a fiori, scura, chiara, non importa, purché sia una bella gonna lunga, leggera e svolazzante, comoda, fresca e adatta a tutte le occasioni, perfetta per l'ufficio, perfetta per una festa, va benissimo per uscire a cena fuori la sera, è veramente, veramente un jolly. Tutto dipende da come la abbiniamo e appunto dalla tipologia, dal colore, dalle finiture, dal tessuto. Anche qui ho scelto Anjouraieh perché questa gonna, appena l'ho vista, mi sono assolutamente innamorata. È una gonna in viscosa, a base color burro e ha questa fantasia appunto di fiori e foglie che si sviluppa sul verde scuro con dei fiori rosa e gialli. Il modello è molto elegante e particolare. Da un lato abbiamo una fila di bottoncini ricoperti nello stesso tessuto e dall'altro la cerniera. Sul davanti c'è un taglio a baschina leggermente tondeggiante verso il basso e in questa zona la gonna è montata con una leggera arricciatura e questo le conferisce più movimento quando appunto andiamo a camminare. Per facilitare ancora di più le camminate abbiamo dei meravigliosi spacchi che si aprono lateralmente e che lasciano scoperta la gamba, diciamo fino al ginocchio o poco sopra. Anche questa gonna sta bene a tutte le tipologie femminili, però se siete triangolo invertito o mela, abbiate l'accortezza di abbinarla a un top di colore più scuro. In questo modo minimizzerete le spalle larghe e sembrerà che abbiate la vita più sottile. Quarto indispensabile di questa estate 2019 è in realtà un evergreen, ci deve essere nei nostri cassetti e sto parlando appunto del tank top, detto anche canotta. Ho scelto questa sempre di Anjouraieh in questo color verde militare chiaro, leggermente tendente al salvia, al verde oliva, perché secondo me è l'abbinamento perfetto sia con il pantalone palazzo sia con la gonna a fiori che vi ho fatto vedere poco fa. E vi assicuro che indossati insieme stanno una meraviglia. Nelle giornate più calde la canotta è veramente un salvavita perché quantomeno vi lascia respirare e di solito vi evita il problema delle macchie sotto le braccia. Capisco che ci sono dei contesti magari lavorativi oppure personali per cui si preferisce non indossare le canotte da sole, ma in questo caso potete sempre abbinare un micro pull leggerissimo in filato, in maglieria leggera, oppure una stola, oppure una camicia leggera lasciata aperta. Però diciamo che una bella canotta in estate ci sta sempre bene e se non ce la sentiamo di portarla in città, quantomeno al mare è assolutamente permessa.
Modello minimal, semplicissimo, scollo rotondo, spallina larga 3 o 4 cm, lunghezza più o meno sotto le anche e tessuto canettato in misto viscosa. Se siete rettangolo o triangolo invertito, scegliete pure la canotta con lo scollo rotondo, classica come quella che indosso io qui. Se invece siete pera, mela o clessidra, preferite gli scolli a V, che slanciano il busto e minimizzano il seno abbondante. E siamo arrivate al quinto e ultimo capo indispensabile per l'estate 2019. Ce l'ho qui dietro di me e si tratta della giacca in lino. Quest'anno dove andate trovate tantissime giacche in lino, classiche, particolari, oversize, di misura, lunghe, corte, doppio petto, un petto solo, non importa, però il capospalla leggero in lino quest'estate è veramente un must e io credo che sia una buona scelta, credo che sia una buona idea perché il lino è un tessuto fresco ed è un tessuto perfetto per l'estate. Sappiamo avere l'inconveniente della sgualcitura, ma esistono anche appunto le lavorazioni miste, il misto lino cotone, il misto lino viscosa, che ci garantiscono una miglior tenuta a livello di sgualcitura, ma ci danno anche la stessa leggerezza e la stessa freschezza. Io ho scelto questo modello, è una giacca di mango, è un modello classico a doppio petto con appunto l'incrocio sul davanti ed è in questo color beige caldo e luminoso e si abbina alla perfezione a tutti i capi che vi ho fatto vedere prima. Quindi diciamo che questa selezione dei 5 pezzi indispensabili per l'estate non è solo il frutto di, diciamo, un'analisi di quelli che sono i capi più di tendenza, anche perché, come vedete, anche se sono capi abbastanza di tendenza, rimaniamo sempre abbastanza sul classico. Io ho voluto proprio creare una mini capsule, in modo tale da avere una selezione pronta di capi nuovi per l'estate, perfettamente abbinabili e interscambiabili tra di loro. La giacca ha le spalle leggermente imbottite, il rever a lancia, l'incrocio del doppio petto è chiuso da due soli bottoni, uno esterno e uno interno, gli altri bottoni sono cuciti parallelamente ai rever in modo da dare questo slancio alla scollatura che contribuisce otticamente a snellire la figura. Le giacche a modello classico, né troppo strette né troppo over, stanno bene veramente a tutti i tipi di donne. Se però siete un triangolo invertito, sceglietela con le spalle non imbottite oppure con la minore imbottitura possibile. Allora, belle donne, io sto a schiattà e qua comincia a essere ora di accendere anche il condizionatore. Non vi dico le assistenti come sono messe. Sono là sdraiate sul divano, proprio immobili e guai a chi chiede loro di fare qualunque tipo di attività fisiche, come dar loro torto. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio per aver visto tutto il video fino qua. Naturalmente spero che vi sia piaciuto e se è stato così non dimenticate di farmelo sapere con i vostri pollici in alto. Questo è l'ultimo video prima della mia settimana al mare, meritatissima, non ce la facevo più, ne avevo veramente bisogno e quindi se volete vedere un po' di stories da Creta non dovete far altro che seguirmi su Zoe Fashion and Beauty che è il mio account Instagram e pubblicherò giornalmente, non so, quello che mi capita, quello che mi sembra interessante condividere dalla mia appunto postazione sulla spiaggia di Creta. Cosa manca? Le solite cose. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso cliccando su questa foto e se volete vedere tutta la playlist completa delle mie guide shopping per il vostro fashion shopping non dovete far altro che cliccare su questa foto in alto. Noi ci vediamo quando torno da Creta e nel frattempo un bacione! Si vede che ho voglia di andare in vacanza.